ce l'hanno tutti col reddito di cittadinanza. Non c'è un'occasione in cui non si ricorda questo disastro del reddito di cittadinanza. Torniamo ancora una volta a parlare dei furbetti, dimenticandoci tutto il resto, Stefano Venti. Sì, io non penso che il reddito di cittadinanza è stato un disastro. Penso anzi che è stato, specialmente sotto la pandemia, un toccasana, un salvagente per milioni di persone, che andava allargato rispetto al dramma che ha investito il paese, il sistema produttivo, che ha allargato i poveri. Io però in questi giorni anche l'informazione regionale ha dato risalto alle vicende del reddito di cittadinanza, cogliendo l'occasione della comunicazione fatta dalla Guardia di Finanza Umbra sul report del 2020, dicendo che ci sono stati tanti furbetti e mettendo in risalto appunto un disastro del reddito di cittadinanza che non c'è stato. In Umbria ne hanno usufruito 15.021 nuclei familiari con un assegno medio di 504 euro. I cosiddetti furbetti sono stati 78, cioè lo 0,52%, chiaro? E sono stati titoloni sul TG3, sui tre giornali quotidiani locali, scordandoci che la Guardia di Finanza ci ha detto che ha pizzicato 92 evasori totali, sequestrando 28 milioni di euro, più altri 67 milioni su cui dovrà decidere la magistratura, che ha individuato frodi e indebiti incentivi alle imprese per un danno erariale di 12 milioni, che ha individuato 79 delitti e denunce contro la pubblica amministrazione, che sono stati 3,1 milioni di beni sequestrati in materia di riciclaggio, il cui valore è circa 14 milioni e mezzo, che 70 milioni sono stati confiscati alle mafie e i reati fallimentari sono stati 60 milioni, che in Umbria si stima che annualmente l'evasione fiscale è tra i 2 e i 3 miliardi. Ecco, a fronte di questi numeri l'informazione regionale parla solo dello 0,52% di cittadini che hanno infranto le leggi del reddito di cittadinanza. È una grande campagna contro il reddito di cittadinanza, perché sembra e appare che il problema non è il reddito di cittadinanza, ma è la lotta alla diseguaglianza e la lotta alla povertà. Ecco, io invece la penso esattamente all'opposto. Penso che occorre invece potenziare il reddito di cittadinanza, che occorre una politica redistributiva dall'alto verso il basso, che occorre una riforma fiscale e che occorre potenziare il reddito di cittadinanza. E occorrerebbe anche un sistema informativo regionale che facesse gli interessi dei cittadini e non delle solite lobby. Perché poi dopo alla fine si parla sempre della pagliuzza e non si vede il trave, no Stefano? Ma è ovvio, no? Questo è ovvio perché ci sono gli interessi specifici di alcuni rispetto ad altri e allora le solite lobby sono in movimento con i loro potenti mezzi e i cittadini devono reagire. Ma è bipartisan, è destra e sinistra che ce l'hanno con il reddito di cittadinanza. Sì, infatti è una lotta tra l'alto e il basso della società. Chi sta nell'alto si può dichiarare o di destra o di sinistra, la cosa in questo frangente è indifferente.